Allora, voglio commentare il capitolo di un libro che è il capitolo 14, il libro di Thomas Piketty, intitolato Capitale Ideologia, pubblicato dalla Nave di Teseo a Milano nel 2020. Il capitolo va da pagina 821 a pagina 916. Da 916, quindi fanno circa 95 pagine. È un capitolo molto lungo, è un capitolo molto rilevante nel libro di Piketty. Questa è la terza parte del libro di Piketty, che è intitolata Rivedere le dimensioni del conflitto politico. Cosa dice sostanzialmente Piketty in questo capitolo? Appunto, cercheremo di fare delle sintesi, considerando che è lungo come un piccolo libro, diciamo. 95 pagine, come abbiamo già detto. Allora, Piketty dice sostanzialmente che c'è stato un problema nel rapporto tra uguaglianza e movimenti politici. E il problema è stato soprattutto della sinistra, perché la sinistra ha modificato strutturalmente il proprio elettorato. Questo fenomeno è avvenuto a partire dagli anni 90, cioè dopo la caduta del muro di Berlino, e dura fino ai giorni nostri. In che cosa consiste questa modificazione? Nel fatto che prima la sinistra aveva un elettorato costituito da lavoratori, operai, impiegati, disoccupati, anche studenti poveri. E invece, a partire dal 1990, la sinistra ha cambiato il proprio elettorato nella cosiddetta borghesia intellettuale benestante, costituita da persone dotate di titoli di studio elevati, soprattutto laureati e anche diplomati. In modo particolare, questo cambiamento ha avuto un impatto assai significativo. Questa manifestazione politica, dice Piketty, è avvenuta in tutto l'Occidente. E Piketty dice che questo è stato il fallimento della socialdemocrazia. Fallimento della socialdemocrazia che è stato dovuto alla deriva nativista della socialdemocrazia. Che cosa si intende per deriva nativista della socialdemocrazia? Qui Piketty intende il fatto che sostanzialmente la socialdemocrazia hanno fallito perché hanno ricondotto tutta la loro attività alla dimensione Stato-nazione. Così facendo hanno sostanzialmente limitato la portata di quei cambiamenti che invece poteva essere di carattere globale, di carattere generale, di carattere internazionale. E quindi, diciamo, hanno ridotto sostanzialmente diciamo, questa possibilità. Quindi la sinistra ha sostanzialmente tradito i lavoratori, ha tradito i disoccupati, ha tradito le classi povere che alla fine hanno iniziato a votare per i partiti di destra, per i partiti nazionalisti, per quelli che Piketty chiama i partiti nativisti, cioè i partiti che difendono le posizioni di quelli che sono nati in un certo luogo. Certamente, diciamo, questo fatto ha cambiato evidentemente anche la destra, perché la destra non è mai stato un partito, diciamo, che un movimento politico, diciamo, globalista. La destra è stato un movimento politico, diciamo, sempre un po' conservatore per le persone che avevano delle risorse economiche importanti, partiti di destra, partiti liberali, insomma, sono sempre stati partiti di gentiluomini, partiti di persone, persone che avevano dei mezzi, delle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali. Però, diciamo, tutto questo, diciamo, quindi è una novità anche per la destra, in modo particolare. Piketty fa riferimento alla destra di Le Pen, dice che la destra di Le Pen
in Francia ha molti voti anche da persone che hanno dei redditi bassi, quindi contrariamente all'ipotesi che la destra invece sia solo di persone che hanno dei redditi importanti. Che cosa possiamo dire, diciamo, relativamente a questo cambiamento? Questo cambiamento è stato in parte, come dire, era preannunciato, perché c'è stato un libro di un laburista inglese che si chiamava Michael Young, nel quale l'avvento della meritocrazia del 1958, nel quale Young immaginava proprio una cosa di questo genere, che ci sarebbe stato cioè un rimescolamento tra i labori, tra i tori e i labor nel Regno Unito, tra persone appunto che avevano, diciamo, tra gli operai che si sarebbero spostati a destra, invece i ceti intellettuali che si sarebbero spostati a sinistra. E dice Piketty, alla fine quello che è successo è addirittura peggio di quello che aveva previsto Michael Young, che era un laburista inglese, in questo suo libro distopico, utopico. Certamente c'è questo problema elettorale, dice alla fine Piketty, non è soltanto un fatto francese, è un fatto che abbiamo visto in tutti i paesi. E come si fa ad analizzare questi andamenti? Allora, l'analisi tecnica utilizzata è quella relativa all'impiego dei sondaggi elettorali. I sondaggi elettorali vengono ad essere, diciamo, analizzati dopo le votazioni. Dice Piketty, ci sono abbastanza dati per poter fare delle analisi di serie storiche, però a partire dagli anni 50. Non ci sono i dati relativi invece alla prima parte del Novecento e certamente non ci sono i dati relativi all'ultima parte del 1800, anche se Piketty in fondo dice è possibile in parte ricostruire le caratteristiche, le connotazioni di questi cambiamenti, per esempio facendo il caso del Partito Democratico statunitense. Piketty sottolinea come questo partito sia cambiato sostanzialmente 4 volte almeno, da quando era un partito schiavista al partito del New Deal di Roosevelt al partito, diciamo, poi che ha portato anche Obama, al partito che ha sostenuto le lotte per i diritti di Martin Luther King, fino al partito di Obama. Quindi, diciamo, un partito che è cambiato 4 volte. Come mai si è venuta a creare questo cambiamento così rilevante? Perché ti dice, in fondo, questo spiega anche perché negli Stati Uniti intorno agli anni 50 e 60 le persone bianche di colore, magari borghesi, piccoli borghesi, conservatori, che magari votavano per il Partito Democratico perché il Partito Democratico aveva un passato da schiavista, da difensore dello schiavista, quando questo partito ha iniziato invece a sposare la causa dei diritti civili, molti statunitensi hanno cambiato partito, hanno iniziato a votare per i repubblicani. I repubblicani che invece erano contrari allo schiavismo e che invece a un certo punto si sono dovuti trovare di fronte alla necessità di fare politiche in qualche modo discriminatorie per accontentare il loro elettorato. Quindi ci sono dei cambiamenti nella struttura elettorale di base dei partiti, che sono prodotto di movimentazioni sociali, di cambiamenti sociali, potremmo dire, di cambiamenti semantici, di interpretazione, di psicologia sociale, cioè come cambiano sostanzialmente le relazioni tra i movimenti politici e l'elettorato sulla base di cambiamenti culturali complessivi di una società. E questo è successo. È successo negli anni Ottanta. Appunto, negli anni 80 i partiti di sinistra hanno smesso di rappresentare l'elettorato degli operai, dei lavoratori, degli impiegati, per rappresentare l'elite intellettuale, i borghesi, diciamo, intellettuali benestanti. Questo fatto, diciamo, ovviamente, diciamo, ha portato anche, va insieme però ad un'altra condizione, quella che Piketty chiama il nativismo, internazionalismo e nativismo, cioè uno dei temi più importanti del dibattito politico nel mondo occidentale, soprattutto europeo, però anche statunitense, è quello relativo agli immigrati. E quindi i partiti politici si dividono tra
appunto pro-immigrati, cioè internazionalisti e nativisti. Ora, Piketty dice, in questo si vede proprio il fatto che c'è stato un cambiamento sostanziale, diciamo, della struttura, diciamo, della relazione tra cittadinanza e partito. Perché? Perché in passato gli operai e i lavoratori erano sostanzialmente favorevoli nei confronti della dimensione internazionale. Successivamente, invece, gli operai, i lavoratori, hanno iniziato ad avere scetticismo nei confronti degli immigrati, e questo scetticismo risulta essere crescente soprattutto nelle fasi di recessione e nella fase di crescita della disoccupazione. E quindi i lavoratori, gli operai, gli impiegati, anche i disoccupati, tendono ad avere delle posizioni nativiste, che sono più di destra, cioè per difendere il loro lavoro o la loro probabilità o prospettiva di avere un lavoro, si rivolgono sostanzialmente a partiti di destra, e quindi non hanno più quella visione internazionale che invece era tipica dei partiti socialisti, dei partiti comunisti, che, diciamo, appunto erano movimenti internazionali per definizione. I lavoratori e gli operai, che si sentono appunto traditi da questi partiti di sinistra, perché questi partiti di sinistra hanno fatto delle politiche favorevoli all'elite intellettuale, hanno iniziato a votare a destra, chiedendo quindi alla destra di fare delle politiche economiche nativiste, che significa in difesa della popolazione che è nata in un certo luogo, contro gli immigrati, per difendere i loro punti di forza, il loro lavoro, la loro economia. E questo è il motivo per cui poi, al contrario, gli immigrati votano a sinistra. Questo cambiamento della base elettorale, quindi elite intellettuale che vota per la sinistra, operai e impiegati che votano a destra, questo cambiamento però avviene in un macro fenomeno, che è quello della riduzione della partecipazione al voto, cioè diciamo l'astensionismo. L'astensionismo è un fenomeno grave, perché chiaramente colpisce soprattutto le persone che magari potrebbero guadagnare di più dalle politiche economiche, e sono soprattutto le persone che hanno redditi bassi, le persone disoccupate, le persone che hanno una scarsa istruzione, che praticano l'astensionismo. L'astensionismo è evidentemente un problema per un sistema economico, perché è politico, perché ovviamente falsa le intere rappresentazioni dei voti, delle percentuali, perché non sono rappresentative dell'intero corpo elettorale, quanto soltanto di una parte di questo. E sembra, in base a quello che dice Piketty, che l'astensionismo, diciamo, è cresciuto parecchio in Francia. Ovviamente, diciamo, c'è stato anche un problema relativo ai governi socialisti, perché non è che non ci siano stati dei governi socialisti in Francia, ci sono stati, però sembra che questi governi socialisti non abbiano effettivamente fatto delle politiche economiche a favore della popolazione. Questo perché? Perché a un certo punto, diciamo, i governi socialisti appunto hanno cambiato il loro elettorato di base, dalle persone, dagli operai, quindi la classe sociale, diciamo, dei lavoratori, alla classe sociale degli intellettuali benestanti. Chiaramente, diciamo, queste modificazioni sono state sostanzialmente prodotte da questo cambiamento. Infatti l'autore dice l'invenzione del partito dei laureati, che è appunto prodotto, diciamo, da questa dimensione. A un certo punto, dice Piketty, quindi c'è questo effetto dell'istruzione. Uno potrebbe pensare che l'istruzione in fondo sia giusto, diciamo, promozionare le persone che hanno istruzione, perché se si difendono le persone che hanno l'istruzione,
in un qualche modo, in un mondo come per esempio quello francese, dove comunque l'istruzione pubblica è predominante, allora questo potrebbe avere un effetto positivo in termini di promozione sociale, di uguaglianza e così via. In realtà questo così non è, perché come dice lo stesso Piketty, ci sono nel sistema universitario francese, nel sistema scolastico francese, ci sono molte diseguaglianze, ci sono molte iniquità dovute al fatto che diciamo sostanzialmente l'accesso al sistema universitario è basato su due blocchi. C'è un blocco, diciamo, di scuole superiori, non so, tipo l'École Normale, l'École Polytechnique, eccetera, eccetera, e poi c'è un altro blocco di scuole, diciamo, che sì, sono università pubbliche, che però non fanno delle selezioni così prestanti, così complesse. Ora, il problema qual è? Ovviamente tutti vogliono andare nelle scuole che sono a numero chiuso, dove ci sono degli esami difficili per passare, eccetera, eccetera. Però queste scuole, che sono appunto a numero chiuso, diciamo, hanno una spesa per studente che è pari circa 3 volte quella delle restanti scuole, università francesi. Questo chiaramente crea un divario. Il problema è che, diciamo, questo sistema universitario francese crea una distinzione tra coloro i quali diventeranno classe dirigente, quindi faranno i manager pubblici e privati, che sono quelli che vanno nelle grandi scuole francesi, e gli altri che invece faranno altri lavori, altri mestieri, soprattutto di carattere tecnico, tecnologico, scegliendo appunto delle scuole di carattere professionale industriale. Ora, chiaramente questo fatto, diciamo, è un fatto che, diciamo, ovviamente, diciamo, crea molta insoddisfazione, e alla fine il Piketty dice: sembra quasi che il sistema indiano, che prevede dei posti riservati nelle università e nei college per le persone che provengono, tra virgolette, da caste inferiori, sembra addirittura che questo sistema sia meglio di quello francese, per quanto quello francese è evidentemente discriminatorio. Certamente c'è bisogno di riformare il sistema dell'istruzione per dare alle scuole francesi una maggiore rappresentatività. Qui Piketty fa un'altra riflessione, dice: se prendiamo Parigi, la città di Parigi, vediamo che le persone ricche e benestanti vanno tutte nelle stesse scuole e invece gli immigrati vanno in altre scuole. E questa è una forma, diciamo, di segregazione che ha un impatto molto rilevante, perché sembra che poi anche gli insegnanti che vanno nelle scuole di Parigi migliori sono insegnanti che hanno diciamo, dei posti di lavoro fissi, mentre gli insegnanti che vengono assegnati alle scuole di basso livello sono precari, e il fatto di avere un insegnante fisso o un insegnante precario ha un impatto sulla formazione dello studente. In sostanza, la qualità dell'insegnamento nelle scuole, diciamo, del centro, della parte buona, diciamo, di Parigi, dove vivono dove frequentano, diciamo, le persone che hanno delle risorse economiche importanti, pur essendo pubbliche, hanno comunque, diciamo, degli impatti assolutamente positivi rispetto agli altri. Quindi c'è una segregazione, diciamo, scolastica dell'istruzione molto chiara. A un certo punto Piketty dice: come si fa a risolvere questo problema? Bisogna creare dei nuovi sistemi che creino delle classi più composite attraverso l'utilizzo di appositi algoritmi che vengono impiegati appunto per ridurre questa enorme diseguaglianza sociale. Il problema qual è? Dice Piketty, il problema però è che ci sono delle scuole private che però sono finanziate dallo Stato, che hanno dei criteri di ammissione che sono oscuri, opachi, e che scelgono loro chi ammettere e chi no, e nelle quali evidentemente c'è un elemento di discriminazione sociale molto rilevante. Quindi il fatto che formalmente il sistema dell'istruzione francese sia pubblico non impedisce allo stesso sistema di essere diseguale, discriminatorio, ghettizzante, anzi diventa uno strumento di discriminazione sociale che porta poi alla creazione di vere e proprie classi, che va a determinare chi avrà successo, tra virgolette, nel lavoro, nel mondo della professione, e chi non ce l'avrà. E chi ha successo in genere è chi proviene da famiglie che hanno dei redditi, che hanno dei patrimoni.
Poi Piketty fa invece un'altra analisi, diciamo, affronta il tema del rapporto tra patrimonio e, diciamo, e appartenenza politica. In questo caso ovviamente riscontra che generalmente, le persone che sono, diciamo, di destra hanno comunque dei patrimoni più importanti, quindi generalmente le persone di destra, diciamo, continuano ad avere delle risorse economiche rilevanti. Qui si fa riferimento a un sociologo francese che è André Siegfried, che risulta essere un economista, sociologo e geografo, che sembra abbia dato origine allo studio dei sistemi elettorali, insomma, su base proprio empirica, e quindi viene citato, diciamo, in questi studi che faceva per andare a individuare come all'epoca, parliamo dell'inizio del Novecento, si andavano a, diciamo, a collocare i vari partiti politici rispetto alle dotazioni patrimoniali. Quindi prendendo spunto da questo metodo, che è stato comunque riconosciuto globalmente come valido e come appunto fondativo di questa nuova disciplina, che è l'analisi appunto, diciamo, territoriale del voto elettorale, si è preso appunto in analisi questo metodo. Sostanzialmente, qui l'autore fa riferimento al rapporto tra comunisti, socialisti e patrimoni. In fondo perché la destra ha avuto successo presso coloro i quali detengono dei patrimoni? Perché non ha mai proposto quelle forme di nazionalizzazione che invece erano proposte dai socialisti e dai comunisti. Però qui dice alla fine Piketty, non è che i socialisti e i comunisti fossero uguali, perché poi alla fine i comunisti volevano veramente la nazionalizzazione, mentre i socialisti sembra che fossero più moderati e avessero maggiore attenzione anche per quelli che, diciamo, erano gli artigiani e per, diciamo, persone svolgenti attività di lavoro improprio. Ovviamente questo, diciamo, però la predominanza di questi partiti nel Novecento, quando la Russia comunista era molto forte, portava inevitabilmente, diciamo, questi partiti a fare delle proposte un po' azzardate, perché credevano questi partiti di avere un'alternativa al capitalismo e che questa alternativa fosse quella della Russia. Poi chiaramente quando è caduta la Russia, questa, diciamo, visione prospettica globale dei partiti comunisti anch'essa è venuta a mancare, e quindi, diciamo, non c'è stata più quest'idea appunto di proporre delle nuove metodologie, delle nuove strutturazioni che potessero in un qualche modo essere basate su un'economia pubblica che dovesse, diciamo, fagocitare in un qualche modo il privato. Quindi alla fine qual è l'idea di Piketty? L'idea di Piketty è che i partiti di sinistra hanno tradito appunto questi operai, questi lavoratori, che per gioco forza votano per i partiti di destra, e alla fine non rimane che, diciamo, una società classista dove c'è una specie, diciamo, di sistema ternario. Cioè ci sono, come nelle antiche società, c'erano i guerrieri, i clerici, eccetera. Il clero e i lavoratori, anche in queste società ci sono i proprietari che sono nei partiti di destra, gli intellettuali, tra virgolette, che sono nei partiti di sinistra, e poi c'è la massa del popolo. La massa del popolo che vota sostanzialmente a destra, perché si sente più rappresentata dalla destra. Questa rappresentazione di Piketty, diciamo, è una rappresentazione che dice addirittura, dice Piketty, a un certo punto questa destra mercantile e questa sinistra degli intellettuali benestanti addirittura tende a fondersi. Questi cercano di fare dei governi insieme, dei governi comuni, dei governi condivisi, perché addirittura hanno degli interessi confliggenti. Poi Piketty lo dimostrerà quando fa l'analisi del voto elettorale che ha portato Macron alla vittoria nel 2017. Quindi in realtà, diciamo, la sinistra elettorale e la destra elettorale sono semplicemente delle rappresentazioni di poteri che sono comunque unitari, e quindi tutta l'idea di partiti socialisti, comunisti, anarchici,
anche democratici, socialdemocratici e così via, di rappresentare la parte povera della popolazione, quindi di promozionare un conflitto dialettico nelle istituzioni che contrapponesse le persone con risorse scarse alle persone invece dotate di risorse economiche, finanziarie e patrimoniali, ecco, questa idea è completamente scomparsa. Non c'è più. La sinistra è una sinistra intellettuale, la destra è una destra economica, destra del potere economico, e questi due poteri confliggono. Questi due poteri colludono a volte e, molto spesso cooperano. E cooperano quindi in danno della popolazione, cioè in danno del popolo, diciamo. Quindi la visione, diciamo, di Piketty è questa. Diciamo, i lavoratori, gli impiegati, i disoccupati, eccetera, eccetera, non hanno più nella realtà dei riferimenti. Non ce li hanno più perché la sinistra, appunto, si è intellettualizzata. La destra, invece, si è radicata nella sua idea di difesa della proprietà e della società capitalistica mercantile. E questo impedisce sostanzialmente di dare una vera rappresentazione, diciamo, di quelli che sono gli interessi della stragrande maggioranza della popolazione, che rimane comunque una popolazione che ha redditi medio-bassi, patrimoni bassi o praticamente inconsistenti. Chiaramente c'è l'autore, a un certo punto, fa una digressione abbastanza lunga, una decina di pagine, relativa alla questione religiosa. Cioè, a un certo punto si domanda se in fondo questa contrapposizione tra destra e sinistra non sia in qualche modo anche rappresentabile attraverso una narrazione di tipo religioso. Che significa narrazione di tipo religioso? Cioè il fatto che sostanzialmente la religione può aver spinto la popolazione a votare per la destra e per la sinistra. Qui vabbè, c'è un macro fenomeno, chiaramente l'autore dice: in realtà il macro fenomeno è che la gente è sempre meno religiosa, perché risulta che le persone senza religione nel 1967 erano il 6%, in Francia nel 2017 sono il 36%, i cattolici si sono ridotti dal 91% al 55%, e quindi diciamo sostanzialmente quelli che vanno a messa una volta al mese sono il 6%, quindi praticamente c'è una dimensione, diciamo, di quella che si chiama secolarizzazione, laicizzazione della società, che evidentemente in tutta Europa è presente ed è presente anche in Francia. Ora, posto che quindi la società non si dichiara più cattolica e che comunque i cattolici praticanti sono una minima e sparuta parte, nasce però la questione delle altre identità religiose. Allora, qua dice Piketty, in realtà negli anni 60-70 non si distingueva tra protestanti, musulmani, ebrei e indiani, indù, buddisti, perché sostanzialmente queste percentuali di popolazione erano molto basse. Però poi a partire dagli anni 90, inizio del 2000, queste percentuali sono diventate rilevanti e addirittura la percentuale, diciamo, dei musulmani è circa intorno al 6-8% della popolazione, anche se quelli che risultano essere registrati nelle liste elettorali sono circa il 5% della popolazione, considerando che la Francia, diciamo, fa circa 60 milioni di abitanti, diciamo per 0,08 ci sono circa 5 milioni di musulmani in Francia. Ora, chiaramente, come votano questi musulmani? È la risposta che dà Piketty. Dice Piketty: questi musulmani votano a sinistra. Perché votano a sinistra? Non sono evidentemente degli intellettuali benestanti. Votano a sinistra per paura. Votano a sinistra per sfuggire da una destra che li vorrebbe cacciare. Perché il problema è questo qui, che la destra in Francia, così come la destra in Italia, si è connotata per caratteristiche anti-migrazione e soprattutto, diciamo, pone una questione di culturale, pone una questione di civilizzazione, e quindi vorrebbero che gli immigrati non arrivassero più e addirittura
anche quelli che sono cittadini vorrebbero che se ne andassero e che venisse revocato il diritto di cittadinanza. A un certo punto Piketty si domanda: è possibile veramente revocare il diritto di cittadinanza? La risposta a questa domanda è sostanzialmente sì, è possibile. Ci sono stati dei periodi in cui il diritto di cittadinanza è stato tolto, non soltanto durante le guerre, però anche in periodi democratici, per esempio negli Stati Uniti negli anni 70, 50-60. Certamente, quindi, c'è questo problema. E quindi per paura l'elettorato di sinistra, l'elettorato musulmano vota sinistra. Però dice Piketty, questo in realtà è il contrario anche alla stessa idea del musulmano. Perché? Perché i musulmani notoriamente hanno, diciamo, una dimensione, diciamo, etica, delle regole morali, e evidentemente sono contrari per esempio ad alcuni fatti, come per esempio i matrimoni tra gli omosessuali. Ed invece nella legislatura tra il 2012 e il 2017 sembra che in Francia abbiano approvato delle leggi in favore del matrimonio omosessuale. E Piketty dice: questo però non ha impedito ai musulmani di continuare a votare per la sinistra. Che significa questo? Che avevano così tanta paura dei partiti nativisti, che sono i partiti di destra, della destra francese, che propongono appunto delle politiche contro gli immigrati, che pur, diciamo, di essere salvaguardati nelle loro posizioni, hanno votato a sinistra, anche se la sinistra era favorevole al matrimonio omosessuale. Ovviamente, diciamo, c'è anche il problema dell'appartenenza, perché poi chiaramente non tutti gli immigrati sono uguali. Ci sono gli immigrati europei e gli immigrati extraeuropei. Extracomunitari. Gli immigrati europei, dice Piketty, sono per la stragrande maggioranza provenienti dall'Italia, dalla Spagna, dal Portogallo, e sostanzialmente votano come gli francesi, cioè seguono gli stessi orientamenti dei francesi. Invece, a parità di reddito e di istruzione, invece gli immigrati che vengono dall'Africa, che poi sono praticamente due categorie, sono immigrati che vengono dal Maghreb oppure sono immigrati che vengono dall'Africa, diciamo, subsahariana. Questi immigrati invece sono tendenzialmente musulmani e votano, diciamo, a sinistra. Ovviamente questo, diciamo, crea una condizione, diciamo, particolarmente critica in Francia, perché questo problema dell'immigrazione pone tutta una questione una serie di questioni identitarie che non sono facilmente risolvibili per la politica, e che anzi la politica tende ad esacerbare ulteriormente. Certamente, guardando le votazioni del 2017, Piketty in fondo dice: se guardiamo le votazioni francesi del 2017, ci sono stati sostanzialmente quattro diversi blocchi. Questi quattro diversi blocchi sono indicati, sono costituiti da persone, cioè dal blocco internazionalista egualitario, dal blocco internazionalista inegualitario, il blocco nativista inegualitario e il blocco nativista egualitario. Questo che significa? Cioè Piketty dice: se noi guardiamo ai temi delle campagne elettorali del 2017 in Francia, elezioni presidenziali con il Presidente della Repubblica Francese, vediamo che c'erano due temi, diciamo, particolarmente rilevanti. Un primo tema era appunto il nativismo, internazionalismo, che sta semplicemente a significare la posizione del partito relativamente all'immigrazione. Quindi internazionalista significa che il partito è favorevole all'immigrazione. Nativista significa che il partito è contrario all'immigrazione. E poi c'è la questione dell'uguaglianza, l'uguaglianza ineguale, cioè partiti che sono favorevoli all'eguaglianza e partiti che invece sono favorevoli ai ricchi e quindi sono ineguali. In queste votazioni che hanno fatto in Francia nel 2017, loro hanno il secondo doppio turno, quindi votano una prima volta e poi, se nessuno prende subito più del 50% più uno, fanno un secondo turno di votazione con i due partiti che hanno preso più voti. Quindi in questa prima tornata
Ci sono presentati quattro schieramenti che rappresentavano appunto queste quattro configurazioni, cioè un partito internazionalista egualitario, un partito internazionalista inegualitario, che è quello di Macron, che poi ha vinto, un partito nativista inegualitario e un partito nativista egualitario, che è quello della Le Pen. Sono andate al voto il partito internazionalista egualitario, inegualitario e il partito nativista egualitario, quindi Macron e la Le Pen, e su questi Macron ha vinto. Perché ha vinto Macron? Dice perché in fondo Macron è riuscito a fare il patto. Ha fatto il patto tra chi? Tra la destra liberale di mercato, quindi persone che hanno patrimoni e redditi importanti. Addirittura dice Piketty che il 20% di quelli che hanno un patrimonio superiore, un reddito superiore al 20% hanno votato per Macron e il 69%, 69% di quelli che hanno votato per Macron. Cioè il 20% di quelli che hanno votato per Macron avevano reddito superiore a 4.000 euro, il 41% era laureato e il 69% proprietario di abitazioni. Quindi evidentemente un partito sostanzialmente di destra e conservatore, che però ha vinto anche grazie alla presenza di laureati, che significa che infatti se vediamo Macron, la percentuale di persone laureate che l'hanno votato è il 41%. E questo dice sostanzialmente che Macron ha intercettato anche i voti di quella sinistra, la cosiddetta sinistra degli intellettuali prestanati. Quindi Macron sarebbe riuscito a mettere insieme, da un lato, la destra conservatrice, liberale, che ha grandi patrimoni e redditi importanti, e dall'altro lato anche una parte della sinistra, che pur essendo internazionalista, però è ineguale, cioè inegualitario, cioè favorevole all'elite, sostanzialmente. Questo potrebbe portarvi, Piketty dice a un certo punto, potrebbe addirittura cambiare strutturalmente il modo di organizzare la politica francese, perché è probabile che nel futuro si creino sostanzialmente tre blocchi, diciamo uno nazionalista, uno socialista e uno, diciamo appunto. Tre blocchi sostanzialmente, però dice Piketty alla fine c'è un blocco che manca. Il blocco che manca è il quinto blocco, che è quello degli astensionisti. Questa divisione, dice Piketty, è durevole? Sostanzialmente no, perché è facile, diciamo, che la popolazione, in base ad una serie di fenomeni, di andamenti, possa cambiare la propria collocazione tra favorevole all'internazionalismo oppure favorevole al nativismo e così via. Quindi, diciamo, non è molto agevole, diciamo, immaginare che questa distinzione possa perdurare nel tempo. Però certamente ci sono delle contraddizioni molto rilevanti, perché Macron, pur essendo internazionalista, cioè favorevole alla immigrazione, ha messo in atto delle politiche ampiamente regressive. Queste politiche regressive sono praticamente state manifestate, per esempio, con l'imposta, diciamo, sulla fortuna, che sarebbe poi l'imposta sui patrimoni, che è stata praticamente tolta, diciamo, ed è stata suddivisa in due parti. Quindi l'imposta sui patrimoni colpiva appunto sia i patrimoni immobiliari che i patrimoni finanziari. Il patrimonio finanziario è stato sostanzialmente sottratto da questa imposta e il patrimonio immobiliare invece è rimasto, con l'idea che i patrimoni finanziari non avessero poi così tanto impatto sul sistema economico e non fossero poi così tanto controllabili da parte dello Stato. E quindi per evitare che si venissero a creare delle condizioni che avrebbero potuto portare i capitali a fuggire dalla Francia e quindi anche per affrontare la questione della competizione europea, che è una competizione al ribasso sulla tassazione del capitale, allora sarebbe stata fatta passare questa norma
che ridimensiona in un modo evidentemente regressivo la tassazione sul patrimonio. Allora Piketty a questo risponde, dice Piketty in fondo questo è stato sbagliato, anche perché poi diciamo, si è cercato di recuperare una parte di quel gettito che mancante, dal fatto che questa tassa era stata ridotta sulle attività finanziarie, dagli aumenti, si voleva recuperare questo gettito dagli aumenti delle accise sul carburante, che cosa che poi ha scatenato la rivolta dei cosiddetti gilet gialli. Questo movimento che evidentemente ha messo in campo una protesta contro una tassa che evidentemente aveva un carattere marcatamente regressivo. Ora, chiaramente, diciamo, il problema è che il contesto nel quale si sviluppano queste politiche è comunque un contesto esplosivo, perché, come dimostrato dai gilet gialli, non è detto che la popolazione subisca passivamente soltanto queste politiche economiche, perché in fondo Macron, quello che dice Piketty, Macron ha fatto in Francia delle politiche del tipo trickle-down, cioè ha praticamente ridotto le tasse sui ricchi, ha cercato di creare dei benefici per la classe, diciamo, economica privilegiata, immaginando che questo poi potesse sgocciolare, appunto questo significa trickle-down, significa sgocciolamento, che poi queste risorse potessero portare beneficio per la popolazione. Così non è stato, anzi è stato il contrario, perché poi hanno messo la tassa sulle accise del carburante, e questo evidentemente ha portato a delle sommosse come quelle del gilet gialli. Quindi le politiche economiche di Macron sono state evidentemente significativamente regressive. Ora dobbiamo dire che diciamo, questo fatto è molto grave, perché dice alla fine Piketty diciamo, queste sommosse popolari potrebbero avere veramente degli effetti paradossali, perché le persone che hanno dei redditi bassi, che hanno scarsa istruzione, possono veramente avere un sentimento di paura nei confronti di quelle che sono le caratteristiche diciamo strutturali dell'economia, e quindi possono votare a destra, però poi possono diventare violente, possono chiedere alle classi dirigenti di fare, diciamo, prendere delle decisioni anche paradossali, come per esempio uscire dall'Unione Europea, togliere l'euro o cose di questo genere. Cose che in Francia sono accadute. Per esempio Piketty dice in fondo, confrontando i risultati del referendum del 1992 e del 2015. Il 1992 un referendum sull'accettazione dell'euro. La popolazione ha votato sì. Nel 2005 era un referendum sul funzionamento dell'Unione Europea e la popolazione ha votato no. Poi questo trattato che è stato bocciato è stato poi riproposto nel Trattato di Lisbona ed è passato lo stesso, però non attraverso il referendum, quanto piuttosto per via parlamentare. Quindi attraverso il Parlamento si sono fatte passare delle norme che erano state bocciate a livello referendario. Questo evidentemente può comportare, dice Piketty, questo modo di procedere può comportare evidentemente delle fortissime frizioni che possono generare, diciamo, delle enormi problematiche nella popolazione, perché poi evidentemente la popolazione sviluppa dei sentimenti anti-europei, antieuropeisti, come accade soprattutto in Francia, dove l'antieuropeismo, diciamo, risulta essere molto significativo. Il problema qual è? Il problema è che alla fine l'Europa potrebbe essere una soluzione anche di queste tensioni di carattere politico, economico e sociale, però potrebbe essere una soluzione soltanto se l'Europa adotta una serie, diciamo, di politiche economiche, di trattati che consentano di realizzare quella distribuzione della ricchezza attraverso il sistema tributario che evidentemente non è stata realizzata, perché richiede un'unanimità in sede di consiglio che praticamente impedisce di realizzare la progressività delle imposte a livello europeo. Però alla fine Piketty dice, questa è la strada per fare in modo che la popolazione europea, in modo francese, lui parla della Francia in modo particolare, però è chiaro che diciamo, è una visione globale dell'Unione Europea. Se l'Unione Europea introduce elementi di progressività nel sistema fiscale, è molto probabile che la popolazione europea dei vari paesi europei cambi
la propria visione dell'Europa, cioè a un certo punto magari si convinca che l'Europa non è soltanto un luogo che produce dei vantaggi per le persone che sono ricche e potenti, come invece è adesso, e invece diventi uno strumento per aumentare anche la condizione economica e sociale delle persone che hanno redditi bassi, che sono disoccupati, che sono immigrati, che sono esclusi e così via, che costituiscono comunque una parte molto rilevante della popolazione europea. Non dobbiamo infatti dimenticare che i cambiamenti che sono intervenuti sia a livello economico con la terziarizzazione dell'economia, con la creazione dell'economia dei servizi, e poi anche con la creazione, anche con le crisi economiche e finanziarie, sono fenomeni che hanno aumentato la fragilità finanziaria della popolazione povera. E quindi evidentemente la sensibilità nei confronti del tema della progressività dell'imposta è particolarmente sentita da questa parte della popolazione che magari non vota e quindi non risulta essere pienamente rappresentata nella sondaggistica elettorale, però potrebbe invece aderire facilmente a movimenti violenti di sommossa o di protesta come quello appunto dei Gilet Gialli. Quindi è molto rilevante, molto, molto importante che queste politiche economiche europee comincino a prendere seriamente in considerazione la questione proprio della progressività delle imposte, imposte progressive sul reddito, sul patrimonio, sui consumi e così via, perché questo può essere inteso come un elemento di giustizia da parte della popolazione e potrebbe essere davvero un cambiamento europeista. Della popolazione. Ovviamente è difficile che questo possa accadere, però questo evidentemente crea delle problematiche. Cosa possiamo dire di questo capitolo? Certamente, come già detto altre volte, il libro di Piketty è molto impegnativo. Questo è un capitolo, comunque più politico rispetto agli altri, dove l'analisi economica diventa quasi un'analisi politologica, c'è cioè un'analisi degli indirizzi di voto. Un'analisi demografica, un'analisi anche di quelle che sono gli elementi biologici, politici, anche religiosi. Certamente è utile, per intendere quello che è un fenomeno comunque noto, il fenomeno appunto di una politica che diventa sempre più ristretta ad un'elite che è autoreferenziale. Una politica sempre più distante dalla popolazione, un astensionismo crescente e il rischio, il grande rischio, dell'identity politics, cioè della politica delle identità, che è, un problema per la politica, come bene comune, per la polis, perché la politica dell'identità, quando si fa la politica dell'identità, allora le persone non votano più per la giustizia di una proposta. Le persone votano su basi identitarie perché si riconoscono in una certa visione politica o in un certo gruppo politico proprio magari a livello etnico-religioso e questo può provocare dei conflitti perché mentre se una persona vota in base a un principio di giustizia è possibile in un qualche modo discutere della dimensione della giustizia, se invece il dibattito va su una questione identitaria, come per esempio l'appartenenza etnico-religiosa, in questo caso, i margini di discussione sono molto più ristretti e sono quasi inesistenti, perché chiaramente in quel caso le reazioni, della popolazione possono essere molto gravi. Allora il problema è questo, che se non si offre alla popolazione una strategia politica per consentire in un regime democratico di ridurre le enormi diseguaglianze sociali, è ovvio che in assenza d'altro, in assenza cioè di politiche economiche redistributive, o di partiti che promozionino politiche economiche e redistributive, è chiaro che il fascino di una politica dell'identità diventa molto forte, con tutte le sue nefaste conseguenze. Perché quando l'elettorato ha paura, quando l'elettorato teme il diverso, teme l'immigrato, teme la globalizzazione, teme la concorrenza internazionale, teme anche la concorrenza europea, può votare in massa per certi partiti che possono avere molto potere e prendere delle decisioni, che magari nel lungo periodo mostrano la loro sostanziale impraticabilità.
Quindi diciamo c'è un rischio di questo genere in Europa. Piketty ne ha già parlato, ne ha parlato nel capitolo precedente, quando fa il discorso nel capitolo 12, quando affronta il tema dei socialismi, del socialismo nell'Europa dell'Est, dove appunto evidentemente c'è un problema, diciamo, di rappresentanza politica, democratica e così via. Non è detto che questo succeda per forza, potrebbe anche non succedere mai, però evidentemente il rischio di politica identitaria è un rischio molto importante. Anche perché, prendiamo per esempio il caso dei musulmani, che sono l'8% in Francia. Piketty dice a un certo punto, sì, è vero, però i musulmani in Francia mostrano gradi di laicizzazione, mostrano gradi di, diciamo, di secolarizzazione che sono molto simili a quelli dei cattolici, quindi praticamente i musulmani, diciamo, non riescono, non praticano più come praticavano, diciamo, nei paesi di origine. Però, diciamo, la presenza di un elettorato importante di cultura musulmana, se non di religione musulmana, potrebbe anche comportare la creazione di partiti ad hoc, che è la soluzione dell'identity politics, il che praticamente potrebbe generare, diciamo, delle conseguenze socialmente violente, perché quando si fanno i partiti sull'identità è chiaro che il partito sull'identità, piuttosto che creare la coesione sociale, va proprio nel conflitto, in un conflitto che non è un conflitto economico, cioè non è la dinamica del conflitto dei comunisti, dei socialisti che nella dinamica del conflitto magari vedevano la possibilità di uno scambio e quindi diciamo di una transazione economica. La politica dell'identità, essendo basata sull'identità, non prevede che ci siano delle cessioni, perché mentre in una posizione economica si può cedere parte del proprio reddito, del proprio patrimonio, così come lo si può acquisire, una posizione identitaria, per sua definizione, è chiusa, non si può, diciamo, non viene ad essere oggetto di trattativa. E questo potrebbe essere grave perché potrebbe portare elementi di radicalizzazione dello scontro politico che potrebbero sostanzialmente rompere l'unità, diciamo, politica degli stati. Quindi, diciamo, questo è un vero problema. È un vero problema che probabilmente non si riesce a risolvere. È un po', diciamo, può essere possibile che questo accada, soprattutto se magari gli immigrati arriveranno al 10-15%, parlo dei musulmani, in Francia così come in altri paesi. Quindi la cosa che bisognerebbe fare, ha ragione Piketty, bisogna certamente fare in modo che l'Unione Europea sia più giusta, sia più equa, perché questo aumenterebbe l'appeal dell'Unione Europea nei confronti della popolazione europea. Però bisogna anche che i partiti facciano delle politiche veramente grandi, facciano delle aperture ideologiche, ideali, valoriali, che siano di ampia portata. Perché in fondo, e questo è cultura occidentale, anche questo, cioè l'idea che ci siano i partiti identitari in Europa, identitari basati su aspetti etnici, non è un fatto, diciamo, che oggettivamente può essere. È sicuramente un elemento di regressione culturale, sociale e istituzionale. Quindi, diciamo, è giusto che i partiti riprendano la loro visione di prospetto, di politica, di, diciamo, di visione programmatica ampia, anche a carattere utopico, perché questo è un elemento della civilizzazione occidentale, per evitare a tutti i costi che si creano delle partiti identitari, perché la creazione di partiti identitari potrebbe essere un enorme problema, molto costoso, non soltanto in termini, diciamo, sociali e politici, potrebbe essere molto costoso in termini economici. Quindi bisognerebbe proprio evitare la creazione di partiti politici identitari e lo si può fare soltanto con delle proposte politiche ampie, che, diciamo, siano o non soltanto nazionali, siano non soltanto europee, siano proprio globali, universali, che è quello che ci si aspetta dalla cultura occidentale.